Ciao ragazze e benvenute in questo nuovo video ed è un nuovo video, cioè un nuovo video, sì, che sarà un video dei regali di Natale più alcune cose che ho preso con i saldi e un sacco di, cioè un sacco di cose che ho preso con i saldi, no, e c'era un sacco di gente. Stamattina sono andata a fare un giretto perché avevo comprato una cosa su Asos come autoregalo di compleanno, ma non mi andava bene e quindi l'ho rimandata indietro e mi hanno fatto ovviamente il rimborso. E quindi ho deciso che come autoregalo di compleanno mi sarei fatta qualcosina con i saldi e altre cose che adesso devo comprare. Un'altra cosa che là che la prendo dopo alla fine. Appunto, parliamo di regali di compleanno e acquisti con i saldi. Allora, prima cosa che vi faccio vedere è un regalo di Natale che è arrivato un po' tardi, ma io oltretutto me lo sono anche scordato di portarlo alla mia amica. E mi ha regalato questa combo che è burro cacao e crema per le mani. Mi piace tantissimo la profumazione è Red Apple. Ed è buonissima, penso sia tipo la collezione natalizia che aveva fatto Yves Rocher. Comunque mi piacciono un sacco e ce li avevo già in borsetta, quindi ce li mi metto dentro. Poi, non so da dove partire. Ecco, questo è un autoregalo che mi sono fatta io. Vi avevo detto che appunto come idea avevo quella di colorare fai da te un paio di jeans. E appunto ho preso i colori per farlo, li ho presi su Amazon, è pittura acrilica, ci sono appunto 12 colori che adesso vi faccio vedere. La marca è appunto Colorè, comunque se vi interessa ditemelo che vi metto il link. Allora, abbiamo questi 6 colori, bianco, giallo, un ocra, diciamo sì, e un arancione, un rosso e un verde e poi sotto sono anche dei bei boccettini belli capienti e poi, 70, sono da 75 ml e poi sotto abbiamo questi colori, anche questi bellissimi. Abbiamo vabbè un nero circa, un marrone, un terra bruciata, un blu marino, sì, direi un blu cobalto e un verde petrolio, diciamo. Comunque mi piacciono un sacco questi colori e non vedo l'ora, ho aspettato per farveli vedere e poi farò i jeans costumizzati, diciamo. E la mia amica Silvia era a Roma il giorno del mio compleanno, il giorno, sì, e ci siamo viste il giorno dopo e mi ha portato questo bellissimo dipinto, diciamo sì, di Roma. È anche su una sorta di carta quasi tessuto e poi dietro mi ha fatto tutta una dedica che mi ha scritto e adesso andrò a prendere una cornice per incorniciarlo. Sa che io amo profondamente Roma e che è una, diciamo, delle città che amo di più al mondo e forse quella che a livello artistico è la più bella in assoluto. E ho visitato quasi, cioè abbastanza, vorrei visitare Parigi da quel punto di vista lì e poi vedrò. E comunque l'ho messa intanto in questa busta in modo che non mi si rovini. Poi la Marche Marco mi hanno fatto un regalo bellissimo. Guardate innanzitutto come si presenta bene, non so se ne avete mai viste, ma praticamente sono delle bottigliette. E di allora Stella Bloom si chiama la marca. Sono queste bottigliettine qua con il tappino in sughero dove ci viene messo un gioiello e mi hanno preso questa collanina in oro rosa con tutte le stelline nere che è veramente bellissima. Appunto viene agganciata al tappino in modo che quando estraete dalla bottiglietta viene su e mi piace tantissimo, l'ho già provata, l'ho già indossata e mi piace molto. E quindi la dedica, appunto, hanno tutte le dediche queste bottigliette e c'è scritto sei la mia stella. È molto molto bella, mi piace tantissimo. Allora, passiamo al regalo delle mie colleghe. Le mie colleghe mi hanno fatto tre regali, la Giada e la Silvia, e sono state fantastiche, cioè mi conoscono davvero troppo bene ormai. E mi hanno preso tre cose, la prima è questa, è questo quadernino
di Tiger, appunto questo quadernino di Tiger con tutte le paillette rosa, che è di quelli che si possono appunto invertire. Dall'altra parte c'è argento e io ho già imparato a fare il mio nome, la N. E è bellissimo, mi piace tantissimo, è un quadernino bianco che io appunto posso usare anche per lavoro, tutto così, perché mi hanno detto, visto che sei sempre lì dietro a colorare, ti regaliamo questo. E insieme mi hanno preso, li ho già messi nell'astuccio. Ok, allora questo set di mini pennarellini, e sono 10 se non mi sbaglio, e appunto sempre nel filone sei sempre dietro colorare. Questi qua sono comodissimi, perché questo qua è il mio astuccino che ho preso su Amazon, che è rosa con scritto Hello Summer Flamingo, vabbè, è temestivo ma fa lo stesso, dove io tengo sempre, vabbè, la mia cavetta che ho attaccato a uno scotch e diverse cose che mi porto comunque dietro, sia per lavoro che per studiare. E appunto ho aggiunto questi bellissimi micro pennarelli, che ce ne stanno il doppio e ho tutti i colori praticamente. Poi altra cosa che mi hanno aggiunto è questo qua, che è un portagioie da viaggio, che sembra un pochino tipo la scatoletta degli occhiali, però per non perdere le cose è molto utile, infatti nei prossimi viaggi me lo porterò sicuramente. Ho aspettato tutto a togliere le cose, a parte i pennarellini, per farveli vedere, ed è anche bellissimo il disegno, mi piace tanto. Ma anche da borsetta, per metterci due o tre cose che magari vi rischiate di perdere e che volete sempre a portata di mano, è comodissimo. Poi le altre mie amiche, Giada, Fede e Daisy, mi hanno regalato un braccialetto di Spadarella. Non so se lo conoscete, è un marchio di Riccione e appunto si presenta in questo modo la scatolina. Io ce l'ho già indosso, il mio, che non me lo tolgo, ed è appunto qua. Allora, è questo qua. Mi hanno preso quello, come si dice, semplice, con anche il filo, e l'hanno preso nero, che così è neutro e sanno che... Ecco qua, è questo, c'è la chiusura fatta in questo modo e appunto ha il filo nero. Mi piace tantissimo perché appunto è semplicissimo e vicino all'altro mio braccialetto che ho sempre, che è quello di Tiffany, stanno benissimo. Poi io ho sempre un elastico, ho l'Apple Watch, e di cui ho preso anche questo cinturino nuovo, se vi può interessare. L'ho preso su Amazon, non è originale ma va benissimo, è con lo strap ed è super comodo perché si può regolare e se si bagna non fa niente, come anche l'altro cinturino che ho. E quindi il regalo delle mie amiche era questo. Poi abbiamo fatto per il giorno del mio compleanno una tombola e io ho vinto diverse cose, abbiamo fatto 5 giri di tombola e io ho vinto questi, che sono sempre degli altri quadernini, vedete che rimanendo in tema comunque le mie amiche ci hanno preso, e sono dei quadernini di Minnie che ho preso su Asus, e anche questi, se vi interessano, vi lascio il link, e dentro sono a righe e hanno il fiocchettino. Qua ci sono tutti i fiocchettini di Minnie e qua c'è scritto Minnie sopra e poi c'è Minnie the House of Minnie qua dietro, e quindi un sacco carini e mi piacevano molto. Poi io sono appunto cose che uso sempre, e poi ho tre regali super. Allora, questo è uno, e di cui una cosa non riesco a farvela vedere, ma vi spiego cos'è. Questo è il regalo della mamma del mio moroso, e mi ha preso diverse cose, perché dovete sapere che io sul telefono ho una lista delle cose che vorrei comprare, no? E allora il mio moroso mi ha detto, inviami la lista che così ti prendo una delle cose che vuoi, e ne ha usufruito anche sua madre, diciamo, e mi ha preso, perché io sulla mia lista c'era scritto elastici pomposi. Cosa sono gli elastici pomposi? Gli elastici fatti, diciamo, in questo modo qua, no? Con appunto un po' vaporosi che stanno nella coda così, no? Sostanzialmente non so neanche io come descriverli. E quindi mi ha preso questo qua, che è in velluto con dei brillantini, e poi mi ha preso questi qua, che anche questi sono bellissimi, anche da tenere al braccio, mi piacciono un sacco, e anche questi qua soprattutto perché è difficile trovare degli elastici che tengano su effettivamente i miei capelli,
E io uso questi qua di solito, che sono quelli super duri, e appunto questi qua dovrebbero aiutarmi a tenere su, ma anche quando faccio il pupullo è un accessorio carino che sta bene. Poi ovviamente mi ha allegato come si dice, una decorazione, questa volta a forma di farfalla, come sempre. E poi mi ha regalato questa bellissima birra unicorno che si illumina al buio, è bellissima. E adesso spero che ci stia più che altro nell'astuccio. Sì, ci sta nell'astuccio, quindi vado a metterla qui. Così finalmente è al suo posto. E poi mi ha preso due cose che erano sempre sulla lista, che sono questo dolce vita color panna. A costine, è bellissimo, è fatto a collo alto e appunto è super super aderente, è strettissimo, però sì, appunto si allarga, è in lana ed è di Vicolo come marca, quindi è molto bello e molto buona come marca, almeno a me piace. E poi mi ha regalato quest'altro maglioncino, perché l'altro era il dolce vita rosso, però non ha trovato il dolce vita e mi ha preso quindi il maglioncino, che è appunto fatto così, questo è di Benetton, mi piaceva molto molto. E poi, sempre per rimanere in tema regali, le ultime due cose sono il regalo del mio ragazzo che mi ha regalato un profumo che è Black Opium di Yves Saint Laurent, che è buonissimo, ragazze. A parte che già solo la boccetta è bellissima, cioè guardate, è tutta brillantinata e dentro si vede il profumo e io lo amo. Soprattutto per l'inverno mi sa un sacco di caldo e mi piace molto, è un profumo iconico ed è veramente buonissimo. Quindi anche questo qua adesso andrà ad aggiungersi alla mia collezione di profumi che sta pian piano crescendo, ce ne sono alcuni un po' così, però altri sono molto buoni, molto validi. E infine, ultimo ma non per importanza, il regalo di mio fratello. E magari vi metto una foto qua, e appunto era unito insieme a Natale e ha unito i due regali, gliel'ho chiesto io e mi ha regalato l'armadio nuovo che andrà nella casa nuova. E invece i miei genitori mi hanno fatto un super regalo, mi hanno regalato una borsa di Moschino, di Love Moschino, perché è una collezione diversa, e appunto si chiamava Scarf Shoulder Bag, una cosa del genere, ed è questa! L'ho presa bianca perché di borse nere direi che ormai ne ho a sufficienza, e, visto che ne ho tipo 4 ormai, e appunto sono passata al bianco. Ai dettagli dorati, gli hardware dorati, che c'è scritto Love Moschino. Qua c'è la sciarpina che viene data in combo. Qua c'è l'etichettina e appunto ha il manico doppio che può essere appunto portato così oppure in questo modo anche mettendolo dentro. Non l'ho ancora usata, l'ho lasciata impacchettata appunto. E appunto mettendolo dentro non si vede neanche da fuori, così ha sempre i due dettagli in pelle, non penso sia vera pelle questa, e dentro è fatta in questo modo, c'è la cricca abbaia, scusate, ha due tasche, una con la cerniera e una no, e c'è anche tutta la garanzia. L'ho presa su Zalando, era in super offerta, in più per il mio compleanno mi avevano dato uno sconto del 10-15% e vi arriva nella sua dust bag ovviamente. Il regalo che non riesco a farvi vedere della mamma del mio moroso, c'erano anche dentro dei pantaloni della tuta che ho già usato. Sono dei pantaloni neri semplicissimi, stretti in fondo, con la polsiera diciamo in fondo. Cavigliera magari, e appunto mi piacciono un sacco, sono comodissimi e felpatini favolosi. E poi passiamo alle cose che ho comprato io e ho preso dai cinesi, mi sono comprata un paio di scarpe, perché è nevicato spesso qua e io d'inverno di solito uso sempre gli UGG. A parte quando a parte quando piove o appunto nevica che si rovinano. Allora ho preso un paio di scarpe da battaglia
E che sono queste? Sono degli scarponcini palesemente imitazione della Timberland e appunto hanno i laccetti. Ah, guardate qua, è già uscito. Però li ho presi, mi piacevano perché hanno su tutto questo pelo che è morbidissimo davvero e sono tutti imbottiti di pelo anche dentro, quindi dovrebbero tenere abbastanza caldo. Visto che comunque ho pensato di metterli nella neve quando nevica e quando piove, e mi sembravano una opzione adatta. Li ho pagati 17 euro e secondo me sono carini, non sono malvagi. E quindi questo è il primo acquisto. E poi ci sono gli acquistini che ho fatto da Stradivarius, Bershka e Zara, più altre due cose. Aumentano in realtà, pian piano mi sto ricordando cose che vi devo far vedere. Comunque, partiamo da Bershka, ho preso semplicemente una cosa, che è una t-shirt a 1,99 euro, la bellezza di 1,99 euro invece che 7,99 euro, che è Female Power. E ovviamente poteva le donne, t-shirt bianca, Nicole non poteva, no, non poteva lasciarla lì, quindi questa è la prima cosa. Poi ho preso anche una cosa e basta da Stradivarius, ho preso questa maglietta che ho pensato insieme a un'altra cosa che vi faccio vedere tra poco, costava solo 3,99 euro invece che 15,99 euro, è una L ma non mi interessa perché mi piace che stia abbondante, ed è questa maglietta rosa abbastanza collata con le maniche lunghe, e ha un po' larga e un po' corta, però non, niente di eccessivo in entrambi i casi, né troppo larga né troppo corta, e mi piaceva sì, tantissimo. Mi piace anche proprio il colore. Poi adesso che sono mora mi piace di più il rosa. Poi sono stata da Zara, ho preso due cose, ho preso questo paio appunto che è la cosa con cui l'ho pensata abbinata, tac, così, che circa è dello stesso colore. Ho preso questi leggings che sono neri con la riga bianca e a rosa e sono comodissimi, sono super elastici ed è un materiale che comunque tiene abbastanza caldo. Mi piacciono un sacco, ho preso una S, sono di Zara Basics e spero che li vi propongano. Fatemi sapere se ci sono anche di altri colori, perché li avevo visti e ho pensato di prenderli, poi ho detto con la banda pitonata in rosso se non mi sbaglio. Però poi ho desistito e ho preso questi e basta. E quindi queste qua sono la prima cosa. E poi in realtà il tema dell'operato quest'anno mi sta davvero piacendo molto. Infatti ho trovato questo vestito che costava 12,95 euro, credo invece che 50, mi pare, il prezzo iniziale, aspettate. Sì. Che è 49,95 e quindi non me lo sono lasciato scappare. Mi piace molto, molto carino. In realtà è una salopette perché sotto ha la braghina nella sottoveste. Ed è appunto questo abitino qua è una S, giusto? Sì. Ed è fatto così, è tutto plissettato con le maniche cortine. E dietro ha tutta la cerniera a scomparsa per chiuderlo e ha questo dettaglio intorno al collo del fiocchetto. Vi ho messo anche una storia su Instagram e alla fine l'ho comprato. E quindi questo, e se vedete sotto, adesso vi faccio vedere, ha la braghetta, ha la sottoveste con la braghetta. E quindi mi piace davvero, davvero tantissimo e non vedo l'ora di indossarlo. E poi altre due cose, vado a prenderle e ve le faccio vedere. Allora, ho pensato di girarvi leggermente in questo modo perché mi è più pratico farvi vedere la prossima cosa, che è... Ta-da! Ecco, ho preso una boccia e due pesciolini rossi che non ho ancora chiamato. Stiamo cercando un nome simpatico io e il mio amoroso perché pensiamo che siano una femmina e un maschio. E allora vogliamo dargli un nome simpatico che si completino, no? Tipo, non so se sapete, quei nomi un po' stupidi anche, tipo Anna, Rita, che se dividi diventano Anna e Rita, eccetera, eccetera. Però dobbiamo trovarne uno che da una parte sia femminile e dall'altra sia maschile, quindi è un po' complicato. O ce lo inventeremo, perché avevo pensato di chiamarli uno Tigella e l'altro Gnocco Fritto, però non ha riscosso molto successo. Mi è stato proposto Pippo, ma non mi piace.
E se no io avevo pensato di chiamarlo Pese, perché inizialmente era uno, poi io ho aggiunto l'altro. E quindi questa è tutta la disavventura dei due poveri pesciolini rossi che ho messo in questa boccia, che adesso vado a riporre. E poi, ultima cosa che vi faccio vedere così, perché è ingombrante. Opla! Ho comprato una nuova stampante. Una nuova stampante che finalmente ha il wifi e quindi riesco finalmente a stampare io da casa. E in più fa il fronte retro da sola, quindi quando stampo non devo per forza star lì e tutto. Quindi ha wifi, ha quello e ha fax, scanner e tutto che mi serve spesso per lavoro. E appunto è questa. Costa 79 € è dell'HP. E oltretutto con l'HP ci sono anche tipo degli abbonamenti, se fate tot di copie, e questo coso qua. E ci sono 3 mesi inclusi. E quindi adesso io vedo come attivare tutto e vedere se mi conviene o meno rispetto al comprarmi le cartucce da sola. Stampa tantissimo, nel senso che come autonomia le cartucce hanno tipo una cosa come 800 pagine di stampa, che rispetto alla mia è un successone, anche perché la mia è tipo 9 anni, 8-9 anni almeno. E appunto sono contentissima, devo ancora installarla, quindi poi vi saprò dire se funziona effettivamente, se no andrò poi a cambiarla, dato che l'ho acquistata ieri. E sono super contenta. Adesso tra poco andrò ad installarla. Non so neanche dove metterla, sinceramente, perché è un po' una stornabe, però troveremo il posto. Non vi era una eccessiva necessità di cambiare stampante, ma il problema è che la stampante che abbiamo adesso non è supportata da nessuno dei miei computer. E quindi io tutte le volte quando voglio stampare qualcosa o lo devo mettere sulla chiavetta e poi non tutte le volte lo legge. O devo metterlo sulla chiavetta, metterlo sul computer dei miei genitori, collegarlo alla stampante e stampare. Quindi mi ero un pochino sinceramente rotta, e visto che sono la principale, sono io che uso principalmente la stampante, non vedevo il motivo per cui non cambiarla. Quindi finivo le cartucce di quella vecchia e poi inizio ad usare questa. In teoria, dalle premesse dovrebbe essere ottima, e quindi spero che lo sia. E tanto a me non serve per foto o cose del genere, quello secondo me conviene stamparle online. Ci sono un sacco di siti che le stampano benissimo, e quindi noi, o andare direttamente dal fotografo se uno vuole stampare tante foto, non lo so. Io quando ne stampo due o tre, quindi usufruisco di o quei siti o il fotografo. E appunto, non vedo l'ora finalmente anche di riuscire a stampare le foto semplicemente dal cellulare. Sono contentissima, quindi adesso proverò a iniziare ad utilizzarla. Poi magari se vi interessa vi farò sapere. E quindi queste erano tutte le cose. Penso di avervi fatto vedere tutto. Spero di non essermi dimenticata niente. Che ho ricevuto, che ho comprato che ho ricevuto per il mio compleanno e che ho comprato nell'ultimo periodo. Spero che i miei acquisti vi siano piaciuti. Noi ci vediamo nel prossimo video. Io vi mando un bacione. Ciao ragazze!